che è l'unico che, seppure implicitamente, ha evocato il problema di questi giorni, no? Ci ha detto, cito un po' testualmente, qui non ci sono mostri sacri da tutelare, ed è giusto. Questo non toglie che in Italia e anche in Calabria l'accusa è un po' questa, che andando al nocciolo del discorso, ci sono stati in questi giorni, parliamo di Calabria, tanti esponenti delle tre componenti, in particolare soprattutto di due componenti MDP e Sinistra Italiana, che danno luogo a Liberi Uguali, che insomma sono rimasti molto delusi. E quindi perché? Nella vostra analisi. Ah, io intanto dico che tutti non ci potevamo candidare, e quindi, come dire, se non erano delusi loro, magari ero deluso io. Però io invito a ragionare, perché poi alla fine, in tutte queste frizioni che sono uscite sul giornale su Liberi Uguali, come diceva il segretario, noi abbiamo chiuso prima degli altri e abbiamo chiuso con una serie di problematiche che io definirei fisiologiche in una fase così, con una legge elettorale che non abbiamo votato e non abbiamo voluto, e quindi c'è stata ci è stata imposta, e abbiamo dovuto fare i conti con quella situazione lì che noi non condividevamo. Però c'è il discorso che noi siamo qui a presentare i candidati, mentre altri sono lì ancora a litigare, quindi noi ne usciamo a testa altissima, non alta. Dopodiché, avendo avuto i problemi che si è comportato, come dicevo prima, questa legge elettorale nuova, nuova per tutti e tutto quanto, però noi, voglio dire, e chiudo, che per me le frizioni che ci sono state all'interno di Liberi Uguali sono alla fine a quaglio, perché bisogna essere concreti, sono minori che in altri partiti, cioè voi penso non sappiate anche perché. Poi se posso aggiungere una cosa, Mario, cioè, le specificità territoriali all'interno della lista sono l'elemento che comunque fa prevalere anche l'idea comune di una rappresentanza da parte dei territori. Cioè anche i nostri capi lista, perché la domanda, diciamo, anche i capi lista che noi abbiamo sono rappresentanza del territorio, cioè Angelo Broccolo è di Cosenza, è un compagno che lavora sul territorio da anni, è il segretario regionale anche di SI. È il medico. È un non professionista del territorio. Nico Stumpo è di Crotone, fa il dirigente nazionale, ma è legato alla sua terra, e anche la composizione di MDP, di Liberi Uguali qui in Calabria, è stata supportata abbondantemente dal suo lavoro. Rispetto a questo, ce lo siamo detti prima, tutte le aree geografiche e anche e soprattutto le periferie sono rappresentate dalle migliori esperienze e dalle migliori competenze che potevamo mettere in campo, e rispetto a questo appunto dicevo che noi collegio per collegio faremo una battaglia, perché crediamo e ne siamo sicuri che con i candidati e con la squadra che stiamo mettendo in campo possiamo giocarci una partita fondamentale per la ricostruzione della sinistra, per la rappresentatività di un territorio, e anche, perché no, per eleggere dei deputati e dei senatori che sono nella provincia regionale. Altre? Sì, io scrivo subito